ma venite sul parco, assolutamente. Grazie. Allora, niente, come sapete, come avete visto nel materiale, il punteggio, la graduatoria definitiva si costruisce grazie a due punteggi. Il punteggio che è stato dato oggi ai vostri pitch dalla giuria, che ringraziamo ancora per la sua disponibilità, per il lavoro e anche per la passione che è emersa durante le discussioni, e poi dal punteggio dato invece dalla commissione di indirizzo e di valutazione ai vostri piani di sviluppo imprenditoriali e professionali, ossia lo strumento che avete elaborato grazie all'aiuto dei coach in questi mesi di, in questo mese di formazione. Quindi un punteggio doppio, una graduatoria molto interessante che non vi svelo, che lascio svelare a Luna, adesso per quel che riguarda i criteri ed è l'elemento importante che stavo dimenticando. I vostri pitch sono stati elaborati, insomma, valutati grazie al criterio della chiarezza, dell'efficacia e del potenziale innovativo sociale, appunto, della vostra idea. Per quel che riguarda invece il vostro piano di sviluppo, i criteri sono stati gli stessi con i quali avevate, insomma, le vostre idee erano state valutate all'inizio, ossia la vicinanza ai valori della WISP, la fattibilità della vostra idea, l'originalità, la capacità del vostro team o la vostra capacità personale, i valori di sostenibilità, l'intersettorialità, e quindi se incrociava più dimensioni sociale, ambientale ed economica. E questo, insomma, è il risultato di questa valutazione così complessa e ricca. Una valutazione che avrà dato sicuramente, diciamo, i suoi frutti. Grazie mille. Grazie mille a voi per questi dettagli. Grazie. Qua perché la scrittura spesso non è chiarissima. Okay. No, ma stai pure se vuoi. Allora, ovviamente andiamo, come giusto che sia, con il terzo classificato. Il titolo del progetto che vince il terzo posto è Africa Academy Calcio, di Franco Marrucci. Eccolo, sta arrivando. Complimenti, vieni, assolutamente. Grazie mille, complimenti, come appunto ci dice la giuria, per aver ideato un progetto innovativo improntato sull'integrazione sociale, sull'inclusione e sul diritto allo sport per tutti, perché è veramente un progetto molto inclusivo. Grazie. Di cui secondo me c'è un disperato bisogno, quindi veramente complimenti. Grazie per i complimenti, e noi cercheremo sempre di fare... Grazie. Noi cercheremo sempre di essere all'altezza della situazione, non è facile, perché la situazione sociale sta cambiando, c'è il Medio Oriente in questo momento in guerra e arriveranno anche molti palestinesi da noi, e quindi ci dobbiamo trovare pronti, va bene, ad accoglierli e a fare in modo che si possano integrare nel nostro sociale. Grazie. Grazie mille. Inviterei, adesso facciamo il momento foto e momento premio. Aspetta Franco. Vieni, momento importantissimo, premio e foto, perché insomma il terzo classificato, oltre appunto a vincere uno sviluppo del progetto, vince anche un importo economico di 1.000 euro. Questo è il momento foto, prego. Grazie mille, ci rivediamo dopo quando con tutti e tre i classificati saremo qui sul palco. Grazie mille e complimenti, sono molto felice che abbia vinto, però mi fa davvero piacere, perché adesso come non mai ce n'è veramente bisogno. Allora, il secondo classificato, il titolo del progetto del secondo premio va a Spin Lab di Marcello Campani, per aver dato voce a un'idea sportiva innovativa esaltando la sfera della sostenibilità, dell'integrazione sociale e della progettazione. Complimenti. Un sacco di roba. Bravissimo, complimenti. Sì, ci proviamo a dare seguito a tutte queste cose che hai detto. Lo dicevo prima, secondo me crediamo che le reti territoriali, il network locale sia un grosso punto di forza, lo sport deve diventare promotore di azioni sul territorio, mancano a volte le forze per riuscire a fare questo e mettere insieme tutti gli attori,
lo stiamo già facendo in tanti progetti sul nostro territorio. Questo è un progetto per rendere questa forza a sistema e poterla anche offrire al mondo sportivo di base, che ha bisogno per propria natura di avere questi strumenti. Quindi grazie mille a tutti del premio. Complimenti. Ricordiamo che il secondo classificato appunto riceverà un importo economico di 2000 euro che appunto aiuterà lo sviluppo insieme a tutti gli altri progetti che verranno dopo. Intanto invito di nuovo per favore a salire sul palco per il momento foto. Questo lo tengo io. Ringraziamo i presidenti e io faccio una con e una senza. Allontano, metto di qua per fare voi tre. Grazie mille ai presidenti Luis Pessimov, grazie mille, complimenti. E adesso facciamo la ola per il primo classificato. Un attimo. Il primo classificato è E-Moved. Nome di Tommaso Conese, Marco Conese e Vincenzo Altieri, per aver saputo conciliare in un progetto unico nel suo genere innovazione, valore sociale e ambientale, esaltando lo sport quale strumento di mobilità sostenibile e democratica. Prego, complimenti. Eccoci, già subito un momento foto, eccoci, complimenti. Sì, no, ma lo facciamo dopo, non è un problema. Aspetta che mi allontano. Ok, grazie mille, grazie. No, discorso, due parole per il primo classificato, chi se non voi? Grazie a tutti, noi ovviamente speriamo di portare a compimento questa fase sperimentale, così come è stato detto più volte in più occasioni oggi, garantire mobilità e accessibilità a tutti, iniziando dal nostro territorio locale a Matera, sperando di poter presentare la stessa soluzione anche in altre località. Che il fine deve essere quello dell'accessibilità a 360 gradi in qualunque località, in qualunque territorio. Grazie mille, complimenti. Grazie a voi, ricordo grazie. Che il primo classificato riceve appunto un contributo economico di 3.500 euro che insomma comunque saranno sicuramente utili per la vostra causa e complimenti. Vi chiederei di rimanere sul palco per fare una foto tutti insieme, primo, secondo e terzo classificato con entrambi i presidenti. Se riuscite a venire sul palco e facciamo una foto tutti insieme, grazie. Eccoci. Aspettiamo, mi sa che manca sicuramente Franco, che mi sa che sta arrivando. Eccoci. Ci siamo tutti? Mi sembra di sì, ok. Passetto più avanti. Okay. Ok, adesso una in cui sorridete veramente. Grazie mille. Grazie a tutti, complimenti veramente, tutti i progetti bellissimi, complimenti, sono molto, molto felice per voi. E adesso è arrivato il momento di dare un attestato di partecipazione anche alle altre idee che hanno appunto proposto il loro progetto e chiederei appunto di avvicinarsi sul palco, lascio intanto sì, il microfono. Grazie Luna, ma lo avevamo detto all'inizio, lo hanno sottolineato con forza Carlo Paris e Riccardo Cucchi, sarebbe stato complicatissimo comporre la commissione di valutazione, la giuria di oggi e a me appunto ricordare che sono vincenti tutte le idee, sono vincenti tutti i progetti che sono stati presentati. Ho avuto modo anche nelle scorse settimane di leggere le schede degli altri progetti che hanno partecipato, veramente abbiamo trovato l'essenza di quello che oggi abbiamo condiviso, abbiamo trovato tutte le azioni
del progetto Sport per Tutti. Quindi veramente ancora complimenti, grazie. L'impegno della WISP non finisce qua, lo dicevo in apertura, un progetto sfidante per noi, vogliamo continuare, un esperimento direi grazie a voi riuscito. Complimenti grazie. A voi, davvero complimenti per questo progetto, veramente che vale. Questi sono i vostri attestati, chiederei di salire sul palco Bridge Dance per l'attestato di partecipazione, non li, eccoli. Vieni, vieni Daniele. Questo è un momento foto, quindi sarà così. Grazie. Cammino Estiense, appunto che parlavamo di... Eccoli, complimenti. Ok, grazie mille. Abbiamo Circus for Planet, eccola. C'è una curva nord per te molto, molto calda, grazie mille. E poi abbiamo... Un ringraziamento certo. Al mio coach, Claudio Carlo Martini, grazie a te. Assolutamente. Abbiamo Discover Trail, che forse, eccoli, ah, con quota Bebè. Quota Bebè, abbiamo Filo Sport, eccoli, piano piano. Ti abbiamo fatto alzare e sedere mille volte, ti porteremo sulla coscienza, secondo me, poi una riabilitazione. C'è pure lo scalino, tutto. Grazie mille. In bocca al lupo poi per il futuro e abbiamo Sport Fellas. Eccolo. Grazie mille, complimenti, in bocca al lupo. Un passetto più avanti. Grazie mille. Grazie mille ai presidenti, appunto come ricordavate non finisce qui il progetto. Ma appunto i tre classificati saranno continuamente seguiti per lo sviluppo di questo progetto, quindi insomma è veramente un'occasione importante. Direi che è arrivato il momento dei ringraziamenti. In primis io voglio ringraziare tutte le persone, Silvia, Serena, Ivano, che mi hanno veramente aiutata tanto in questo progetto che non conoscevo ma mi hanno fatto immergere come poche persone. E ringraziamo anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ente finanziatore del progetto, tutte le 37 idee che hanno partecipato al contest. Ringraziamo anche la commissione di indirizzo e valutazione, quindi Vincenzo Manco, Salvatore Farina, Manuela Claessé, Luca Leonardini, Antonio Ruiu, Serena Sanna, Daria Magidi, Barbara Burchi, Stefania Bernacchia, Benedetta Pandolfi. Ringraziamo anche la giuria per aver dedicato il proprio tempo a questo bellissimo progetto, quindi Simone Menichetti, Paola Vasta, Simone Di Gennaro, Alessandro Piras, Alessandro Bolis, Federica Boccia. Ringraziamo anche Alberto Soraci e tutti i coach e i tutor che hanno seguito e incubato le 10 idee selezionate, che comunque è un lavoro mega importante. Ringraziamo anche la cabina di regia della Simurg nelle persone di Moreno Toigo, prima me lo sono chiesto ma non l'ho chiesto, Daniele Mirani, Claudio Salvucci, Valeria Ciofi, Antonio Ruiu, Serena Sanna, che hanno promosso, organizzato e coordinato tutto il contest insieme alla WISP. E ringraziamo infine anche la cabina di regia WISP del progetto Sport per Tutti, quindi Salvatore Farina, Marco Celi, Marta Giammaria, Silvia Saccomanno, Paola Palombo. E ringraziamo anche i settori di comunicazione WISP e Promopa. Si ringraziano le industrie fluviali, che è questo meraviglioso
posto in cui ci troviamo e la cooperativa Pingo che appunto ci ha ospitato per questo evento, tutti i giornalisti che hanno animato l'evento, quindi Carlo Paris e Riccardo Cucchi, e tutti gli stakeholder presenti, quindi Alberto Binati della SD Liberi Nantes, Stefano Gobbi Sport e Salute, Umberto Maria Terenzio di Marsh, Roberto Culcasi, scusate, di Vodafone, Monica Palazzo di Vodafone, Manuela Murgia di Teleambiente, Marco Napolitano CDP Venture, Giovanni Cutini di Infinity Hub, Domenico Nobile di Anapia e Federico Smanio di WeSport Hub YLab. E grazie a tutti per aver partecipato, spero sia stata una bellissima esperienza. Allora, il catering sarà servito nella sala adiacente verso 1:30, quindi abbiamo ancora qualche minuto. Io inviterei ancora Serena o Antonio per spiegare un attimo la capitalizzazione che riguarderà le 10 idee incubate. Quindi Luna, perdonami, rubiamo ancora qualche minuto in attesa del catering. Sì. Vieni Serena. Sì, come anticipavamo, allora il percorso del contest Sport Impact Lab non si conclude oggi, non si conclude con il Pitch Day, in quanto tutti e 10 progetti avranno accesso a un percorso ulteriore di accompagnamento e di formazione su come si capitalizza, quindi su come si rende concreta la vostra idea. Nel concreto appunto avrete occasione di confrontarvi con appunto esperti che vi spiegheranno appunto quali possono essere le criticità, quali possono essere invece i punti da mettere in risalto proprio perché la vostra idea continui, anzi inizi proprio a camminare con le proprie gambe. Ci sarà anche un focus sulle eventuali opportunità di finanziamento, di aiuto alla vostra idea, insomma un percorso di accompagnamento come quello che avete seguito sinora, ma con il vantaggio appunto che adesso siete molto più forti, molto più strutturati perché avete già un percorso di incubazione alle spalle e le idee molto, molto più chiare sulla direzione che volete prendere. Ci sentiremo e insomma metteremo in piedi questo percorso che vi vedrà ancora una volta attori e partecipi, insomma vi chiediamo, ma siamo sicuri che lo avremo, lo stesso impegno, motivazione e passione che avete dimostrato sinora. Grazie mille, complimenti ancora. Complimenti veramente. Grazie a tutti. Ringraziamento da parte della WISP, della Simurg, ovviamente a Luna Esposito. Grazie mille, grazie a voi. Grazie mille.